Colle della Seppa. Da Cegni verso il Colle della Seppa. Indietro adesso. Faccio sempre vedere il Fimino. Fate sempre look. Fimino a casa. Cioè, siete sempre così quando fate, per esempio, Pierangelo quando fa Lucignolo così. Però siete forti, siete gli unici che fate un po' di casino. Chi? Dico voi. Chi te l'ha detto? A casa. Mi dicono. Me l'hanno detto anche quelli. Anche a casa tua? No, me l'ha detto quello Cattaneo, mi ha detto, però voi siete bravi. Che senso? Cioè, andiamo un po', ha visto quel filmato lì che... Bello. Ruacameia, Lunerzio, bellissimo. Allora, io vi dico. Questo qui è bello da vedere. C'è un casino, ma... Vai, ripeti. Allora, quest'anno sarà un bel giro perché i posti sono molto belli. Ma non pensate di trovare i silenzi e gli spazi che ci sono nel Cuneese, eh. Scordatevelo, eh. Questo lo facciamo per il nostro amico Zuccarelli e per tutti gli altri che hanno rotto i coglioni, che vogliono andare a Bormio, Livigno, Santa Caterina. Queste continue varianti. È una bella cosa perché ci mantiene belli svegli. Così non cala mai l'attenzione, rimaniamo sempre attivi con la mente sveglia. E la salita era piana, eh? Piana, quasi piana. Quasi piana. Pianissimo. Abbiamo pedalato quasi tutto, quasi, no? 98,5%. Pompa. La pompa. Sempre, come Giovanni Domenica. Io buco a casa, te buchi sul percorso però. Posto molto brutto. Alla Longoni. Ci sono degli orsi che prendono il sole. Sì, dei rumori strani. Ci sono delle marmotte. Ho già aggiustati 4 volte, ci sono le viti ma saltano via. Vedi? Vedi? Una marmotte, castorino. È incazzato. Vedi? Sono collegati direttamente con la neve. Riesci a sentire la temperatura sotto del terreno? Sì. Così non sembro grasso. No, stai bene. Anche se sei steso sulla spiaggia così, dai una bella impressione. Sì. Dai imponenza, ma senza... Faccio la mia figura. No, è un'imponenza giusta, diciamo che... Taglia uno! Là concentra. Tutto a sinistra. Non vorrei mai inquadrare una caduta. Dai tutto a destra. Ma guardate dove siamo, guardate dove siamo. Ciao Gianni. Bellissimo giro. Vai!